Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti orcetti, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò la nuova auto che Rockstar Games ha rilasciato questa mattina su GTA 5 Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram, e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Quest'auto è la Principe The Best 8, auto super a due posti acquistabile al prezzo di $1.975.000 sul sito leggendario Motorsport, ed è l'ultima auto del DLC Arena War. Finalmente ragazzi, dalla prossima settimana Rockstar Games si dedicherà su Red Dead Online. Riguardo alle sue modifiche, a quest'auto si possono modificare i paraurti, paraurti anteriore e paraurti posteriore, i telai, le marmitte. Poi ci sono 10 diverse livree da poterli applicare, poi su verniciature si può modificare il colore rivestimento e poi ci sono diversi tipi di spoiler da poterli applicare. E poi ci sono le altre e solite modifiche che si possono applicare ad ogni auto e veicolo. Auto molto carina esteticamente a mio parere, adesso vi farò sentire il rumore del motore di quest'auto. A mio parere anche il rumore del motore di quest'auto, tanta roba, e non solamente tanta roba il rumore del motore, ma anche riguardo le sue prestazioni, in quanto quest'auto ha una buona accelerazione e una buona velocità, sterza bene, ha una buona frizione ed è manovrabile, molto comoda da guidare. Secondo me anche un principiante che ha appena iniziato a giocare su GTA 5 Online riuscirebbe a guidare senza troppi problemi quest'auto, anche se viaggiate con quest'auto ad una velocità elevata. L'auto sterzerà che è una meraviglia. Che dire ragazzi, ha delle eccellenti prestazioni a mio parere, per cui ve la consiglio di acquistare assolutamente se avete i soldi necessari per poterla acquistare e modificare. Poi oltretutto è anche molto carina a mio parere esteticamente, per cui secondo me vale molto la pena acquistare questa nuova auto super. Infatti secondo me proprio per questo motivo, per le sue eccellenti prestazioni, Rockstar Games ha deciso di rilasciare per ultima questa nuova auto appartenente a DLC Arena War. E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa nuova auto nei commenti sotto al video, se l'avete provata, se vi è piaciuta e se l'avete acquistata. Dalla prossima settimana Rockstar Games inizierà a rilasciare i primi nuovi contenuti su Red Dead Online. Seguitemi tutti lì, in quanto caricherò un sacco di video come sto facendo in questi giorni. Video informativi, video sui glitch e non solo, anche video gameplay. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social.
Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcover è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!